riesce che la palla arrivi a Jurcevic, la rimessa in gioco è ovviamente del casino Salisburgo. Pfeifenberger guadagna un'altra rimessa laterale, ma sono già 43 minuti di gioco nel corso della ripresa. Pfeifenberger, Feiersinger, Leiner, ancora per Leiner, potrebbe rischiare il tiro. Leiner si porta la palla sul sinistro, tenta infatti la botta sulla respinta. Marchigno, ancora Marchigno, allarga bene per Feiersinger, tiro cross, ma c'è nell'area piccola Zenga in giornata di grazia e chiaramente esaltato dai precedenti successi in queste circostanze con questi cross. Il portiere ovviamente va a nozze, non ha problemi, domina incontrastato la sua area, l'area piccola. Feiersinger lo ferma comunque Antonio Paganin. Palla per Berti, comincia all'ultimo minuto. Weber, si esaurisce ormai la pressione del casino Salisburgo mentre viene mandato in campo anche l'altro Paganin. Esce Sosa, anzi no, viene cambiato poi il numero dell'uscita, dovrebbe essere Bergkamp e non più Sosa. Ecco che Sosa sta guardando chi deve uscire, esce poi Bergkamp ed entra Massimo Paganin, numero 14. Bergkamp si ferma vicino a Marini per aspettare la fine, per essere poi premiato con tutta la squadra. Ormai l'Inter si può già dire ha vinto la Coppa UEFA. Bisogna dire però che casino Salisburgo è stato un avversario degno e anche un po' sfortunato nel secondo tempo di questa partita. Palla per Berti e Berti aveva la possibilità di dare ancora un senso maggiore alla sua finale, aveva segnato all'andata il gol della vittoria, ha avuto la palla per il 2-0. Ma stasera Berti non aveva il piede centrato, un po' di tensione ma grande soddisfazione tra gli uomini della panchina dell'Inter. L'Inter aveva eliminato il Rapid Bucarest 3-1 a San Siro e 2-0 a Bucarest nel primo turno, poi ha battuto l'Apollon Ciprioti 1-0 a Milano e 3-3, non è stata una grande esibizione quella contro l'Apollon al ritorno. Poi invece l'Inter ha vinto 1-0 in Inghilterra contro il Norwich e ha vinto anche 1-0 a San Siro nel ritorno. Col Borussia l'Inter ha vinto 3-1 fuori casa a Dortmund e poi ha perso in casa contro il Borussia, ma per 2-1, quindi per un gol è passato. Ed ecco che dopo aver eliminato il Cagliari, 3-2 a Cagliari per i sardi, 3-0 a San Siro, nella migliore partita probabilmente dell'Inter in questa Coppa UEFA, l'Inter di Walter Zenga, bisogna dirlo, è stato il grande protagonista, anche se adesso ha qualcosa da sfogare contro qualche critico, dedica agli amici ma dedica anche agli avversari, ai nemici, a coloro, ai detrattori. Ecco Walter Zenga, grande protagonista di questa finale, di questa seconda finale, soprattutto del secondo tempo, con 4 parate che hanno consentito all'Inter di capitalizzare prima il gol di Nicola Berti all'andata
e poi dopo, dal 17° del secondo tempo, il gol pescato dall'olandese Wim Jonke. Sono stati i singoli che hanno dato all'Inter le loro giocate individuali che gli hanno consentito di vincere questa partita. Il gioco di squadra è mancato, ma l'Inter è mancata in tutta la stagione, però chiude in bellezza festeggiando con la conquista della sua quarta Coppa Internazionale ed è la seconda Coppa UEFA. Con l'immagine di Walter Zenga ci congediamo da voi, ma naturalmente le nostre telecronache per il calcio italiano proseguono con il campionato di Serie B, appuntamento perciò a domenica prossima per il campionato di Serie B. L'Inter ha vinto la Coppa UEFA. Ciao, sono Alessandra Canale di Rai America, la televisione che arriva dall'Italia direttamente nelle vostre case. Ogni giorno per voi 24 ore di radio e di televisione,